dire la verità, non conoscevo bene la struttura. La struttura è molto bella e il campo è fantastico. È ideale appunto per tutte le categorie che fanno calcio. A me sembra straordinario perché è un campo molto bello, ormai siamo abituati in giro per il mondo a vedere campi in erba sintetica, questo è molto particolare perché veramente ha la sensazione di essere un campo naturale. E vedendo anche i ragazzi che si allenano, le velocità sono ottimali, i rimbalzi sono perfetti, quindi è un'ottima situazione, che poi se pensiamo che quello che c'è dietro nell'ambito del riutilizzo della gomma, penso che sia un'idea veramente straordinaria. Copenhaus è una società senza fini di lucro che è stata costituita nel 2011 per assolvere gli obblighi che i produttori e gli importatori di pneumatici hanno ricevuto dalla legge. Oggi chi produce e importa pneumatici in Italia deve garantire ogni anno un trattamento di quantità equivalenti. Oggi il trattamento dei pneumatici arrivato a fine vita è assicurato alle condizioni ideali, e cioè una raccolta capillare, un trattamento corretto, la massima quantità portata a riciclo, e dal riciclo noi otteniamo della gomma che può essere impiegata in tante applicazioni. Una delle applicazioni molto importanti, anzi alcune delle applicazioni importanti, sono nel mondo dello sport, e all'interno di questo il calcio la fa da padrona, anche per la diffusione che il calcio ha ovviamente nel nostro paese, ma anche perché è dove meglio si colgono i vantaggi di realizzare superfici con gomma in alternativa ovviamente a quelle più tradizionali in erba. Questo impianto è stato costruito e consegnato privo di barriere architettoniche. Significa che oggi, per dirvela coi numeri, di 1.800 iscritti che abbiamo qui al Bernardini, più di 400 sono ragazzi, persone con varie disabilità. Solo in piscina ce ne abbiamo quasi 300. Ci sono non vedenti che salgono la parete arrampicata, arrivano a 16 metri. Non è un caso che WISP ed Ecopneus si siano unite in questo connubio. Questa pista è costituita tutta da materiale realizzato con la gomma riciclata da pneumatici. Questo verde che vedete sono tutte strisce posate sopra le quali ci sono tonnellate di sabbia e tonnellate di pneumatici riutilizzati, riusati, tritati, che formano un intaso, e quell'intaso permette una prestazione altamente eccezionale, permette ai ragazzi che giocano qua sopra di non infortunarsi, permette ai ragazzi che giocano qua sopra di continuare a giocare anche per 10 ore al giorno senza la necessità di far riposare il campo, e permette il drenaggio. Si è unito con questo connubio tra WISP ed Ecopneus ovviamente il diritto allo sport, che siamo noi, il riuso, il riutilizzo, un ambiente pulito e la possibilità per migliaia di ragazzini, qui ogni giorno in questo impianto ne entrano 2.000, ogni giorno, di fare attività motoria.